Hip hop urra, Fabri Fibra, quando ho iniziato a Roma il rap era politico, a Milano c'era il Lunga Ax che andava all'Hollywood a caccia di donne, Manuel Agnelli ha fatto male ad andare a X Factor. Sapete quanto hanno offerto a me? Sono contento di essere famoso però io voglio solo starmene per i cazzi miei, video. Pugno chiuso, bandiera rossa, batti il tuo tempo. Uno dei primi dischi della storia del rap italiano, firmato Onda Rossa Posse, è appoggiato sulla lunga scrivania della sala adiacente allo studio di Fabri Fibra dove ci incontriamo per l'intervista. È strano, perché Fibra con quel tipo di hip hop più politico, quello delle cosiddette posse nate nei primi 90, non ci entra proprio niente. 15 anni fa il suo primo disco, Turbe Giovanili. 2 anni dopo, nel 2004, con MR Simpatia il ragazzo di Senigallia utilizza un linguaggio che nessuno ha mai usato in Italia e se l'album non fa scandalo è solo perché esce per una piccola casa indipendente. Infine Tradita, e siamo nel 2006, per una major, la Universal. Tradimento, appunto, è il titolo del CD che cambia il rap. All'improvviso un perfetto sconosciuto in una settimana finisce al primo posto in classifica e il singolo Applausi per Fibra consacra l'hip hop a fenomeno di massa. Nonostante siano passati più di 10 anni, Fabri Fibra resta il numero 1. Nessuno, neppure in un ambiente molto litigioso come questo, osa metterlo in discussione. Il suo ultimo disco si intitola Fenomeno e, dopo aver dominato l'estate con il singolo Pamplona, inciso con l'altro personaggio dell'anno, Tommaso Paradiso dei Te Giornalisti, è appena diventato disco di platino. Per questo abbiamo chiesto a lui di farci da guida in quel fenomeno, musicale, culturale, sociale. Che è diventato l'hip hop italiano da settimane ai primi posti di tutte le classifiche. Torniamo a quel disco degli Onda Rossa Posse. Come mai si trova qui nello studio? Di la verità, comprato da poco? No, no, è originale, giuro. Ero anche andato a vederli nell'aula magna del liceo linguistico a Senigallia dove studiavano delle mie amiche. È stato il mio primo concerto rap, me lo ricordo benissimo perché cominciavi a vedere che ci erano dei tipi vestiti larghi, i primi b-boy. Avrò avuto 16 anni, manco avevo ancora scopato, questo me lo ricordo benissimo. Anzi no, aspetta un attimo. Mi sa che non erano gli Onda Rossa, ma gli Assalti Frontali, sarà stato il 92-93. Vabbè comunque. Comunque tu non rappavi ancora. No, però avevo cominciato a fare i graffiti. E a fumare marijuana. Mielle avevano fatta scoprire dei ragazzi di Bologna che venivano al mare lì da noi, a Senigallia. Mi fanno, ma qui fumo CNE? Io, cosa? Fumo. Canne. Marijuana. E poi mi parlano dei Cypress Hill, di Tupac Shakur. Mi dicono che nell'hip hop tutti parlano di marijuana.
giuro, per me fu un trauma. Chi seguivi in quegli anni della prima scena italiana? Ho il vinile degli A47, e poi mi piacevano i Sangue Misto, nel 94 ero andato a vedere la presentazione di un loro disco e ci era tutta la ballotta bolognese, Neffa, Deda, di Ilunga Groove, Liotr, La Pina, di Ilunga Lugi. A Roma e Bologna il rap era politico, arrivavi a Milano e vedevi il cartellone di Giorgio Armani e tutto finiva. C'era Ilunga Ax degli Articolo 31 che andava a Hollywood a caccia di donna. Io avevo già fatto un disco ma avevo fallito. Il mio fottuto film era già finito, non avevo futuro. Andai via dall'Italia, a Brighton, e lì mi è scattato qualcosa, ho calcato la mano sul fatto di essere andato giù di testa. Mi dicevo, perché gli Otra hanno fallito? Perché parlavano solo di rap? Perché i Sangue Misto hanno fallito? Perché non volevano fare i singoli? Perché i Colle del Fomento hanno fallito? Perché non volevano fare le interviste e andare in televisione? Ho fatto la lista dei motivi per cui le cose non avevano funzionato e ho anche capito che quello era un momento particolare perché era morto il vecchio e non stava nascendo il nuovo. E ha funzionato. Io lo sento l'odore di quando cambia una generazione, quando ci sono cose nuove.